Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video svuota la spesa, prodotti per la casa barra beauty. Sono stato in due posti in 2 giorni diversi, da Pulito e Bello e Caddis. Pulito e Bello, non so se qualcuno di voi ce l'abbia in giro, perché da me, per esempio, c'è solo a San Martino, quindi in un luogo solo e basta. E vi dirò che non l'ho mai visto in giro, ma so che online c'è il catalogo, quindi magari per chi fosse interessato a capire se ce l'ha in zona o okay, che secondo me online si può trovare qualcosa. Vi faccio vedere semplicemente proprio così, Pulito e Bello, classico. E poi sono stata appunto al Caddis perché mi servivano delle altre cose. Allora, voglio iniziare a dire che ci sono delle cose che costavano meno alla saponeria. So che tanti di voi la saponeria non ce l'hanno, ma è il gruppo Acqua e Sapone, che da me Acqua e Sapone non c'è, ma appunto c'è la saponeria. Però ce l'avevo comoda quando andavo al lavoro dai bambini, e per me adesso è veramente scomoda perché anche riuscissi a raggiungerla in pullman. Comunque c'erano dei prodotti che il massimo di differenza era 1 euro, ma proprio il massimo. Per esempio, il colluttorio che ho comprato da Pulito e Bello, l'ho pagato 1 euro in più rispetto alla saponeria. Però, anche se fossi riuscita ad andare in pullman, comunque il biglietto del pullman mi costa 1,30 euro e è lontano, quindi probabilmente non ce l'avrei neanche fatto con un biglietto solo. Con la benzina ancora di più, quindi alla fine mi sono un po' rosicata le mani, però poi ho pensato: sì, ok, ma un conto se fossi là o comunque al lavoro, che okay, quindi sono già vicino a andare, alla fine spenderei di più che non fa vicino casa, o comunque tornando indietro dal lavoro mi sono fermata lì. Quindi iniziamo. Ho preso 4 rotoloni di La Foxy a 1,49 euro. Questi qua sono quella mega, dice che valgono 10 rotoli, e staremo a vedere perché, come sempre, fanno i furbetti, quindi guardate sempre qua, perché spesso fanno i furbetti, vi mettono un buco stretto ma poca carta, o un buco largo e niente carta comunque, quindi guardate sempre, fate la differenza in quella cosa lì. Poi, rispetto a tutti gli altri supermercati, ho trovato delle cose che non avrei mai pensato di prendere, perché sapete che io sono passata all'ecologico anche per i detersivi di casa, eccetera, quindi era una cosa che mai avrei voluto prendere, ma in questo momento un po' di fase 2 quarantena, così bisogna un po' arrangiarsi. E vi dirò che il detersivo ancora sto usando quello ecologico, l'ho fatto anche in casa, l'ho ordinato online, eccetera, eccetera. Però devo anche un po' risparmiare, e di conseguenza ho trovato i tesori d'Orienta 99 centesimi. So che tantissimi di voi ne hanno parlato sta bene, io non li avevo mai, 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 mai provati. E a 99 centesimi mi sembrava una super offerta, anche perché al Caddis li ho visti a 1,49 euro. Quindi capite bene che di due, qua 2 euro, 1,50 euro. Sì, praticamente comunque c'è stato un bel risparmio, sono stata contenta. Insomma, 50 centesimi a confezione non è male, perché ne ho presi 4. Allora, intanto vi faccio vedere questi qua due, così li annuso, perché non li ho annusati in negozio, ovviamente, a parte che con la mascherina e tutto, anche se cosa potevo sentire. Questo è quello Ayurveda Amla e Patchouli, che io amo, amo sia il profumo che il bagnoschiuma. Buonissimo, mamma mia, top. Io adoro questa profumazione qua, ripeto, sia bagnoschiuma che profumo, veramente mi era piaciuta un sacco, quindi sono contentissima. Made in Italy, mi piacerebbe facessero non coloranti sintetici, cromo, nickel e cobalto tested, quindi già un po'. Però mi piacerebbe che facessero qualcosa di un po' più ecologico. Sto controllando, non mi sembra fatto malissimo, però più che altro vorrei capire se fosse biodegradabile, qualche percentuale, ecco, solo per quello, più che altro per l'ambiente. Poi ho preso Amam Argan e Fiori d'Arancio, questo qua avevo il profumo, l'ho finito poco tempo fa tra le altre, non tantissimo. Buono, però preferisco quello di azzurro. Io li annuso con voi per la prima volta, veramente, perché mai usati. E
E gli altri due sono Fior di Loto e Tsubaki e Peonia, perché erano comunque andati a Aruba. Io sono arrivata all'ultimo giorno di offerta, quindi capite bene che, però, insomma, con 4 vado avanti. Spero che poi questa fase 2 quarantena finisca. Buono, mamma che buono, questo mi sa da estate, quello è il Fior di Loto. Fior di Loto deve aver utilizzato il dolciaschiuma come sapone mani, perché sapete io faccio anche queste cose. No, che puzza! Sa da cimice schiacciata! Oddio, questo qua sarà il primo che utilizzerò perché devo farlo fuori. Ed è quello Tsubaki e Peonia, credo di avere il profumo. Se sa da cimice, anche il profumo. Mi sparo, veramente. Bene, questo, siccome devo fare una lavatrice stasera, verrà in utilizzo perché sa veramente da cimice schiacciata. Oddio, pessimo, proprio pessimo. Allora io direi che quello è quello che odio in assoluto. Poi io metterei comunque quello ai fiori d'arancio come secondo utilizzo perché mi piace ma non mi ha fatto l'effetto wow. Dopo utilizzerei questo come terzo perché mi sa da fresco, da estivo, da buono, fior di loto. E per l'ultimo questo Ayurveda perché amo, amo. Veniamo noi. Poi, questo non serve. Ho fatto scorta di rasoi perché ho finito le strisce depilatorie, ho finito tutto quello che poteva finire. Ho abolito la ceretta, specialmente inguine e dove non batte il sole, perché zero, io ci ho provato con tutta me stessa, ma a parte l'inguine, poi quando facevo la ceretta integrale, a parte che mi si gonfiava la pelle e dovevo stare a gambe aperte praticamente un giorno intero, e non fa per me. Quindi utilizzerò qualsiasi altro metodo meno doloroso, a parte per l'inguine, che è quello comunque mi arrangio e boh. Quindi ho preso 2,99 € e 3,99 € i Wilkinson. Non so quello che costa di più e quello che costa di meno. Comunque sono 3 lame e 4 lame. Forse quello che costa di più è le 4 lame. Allora ho preso queste da donna, 3 lame. All'interno ce ne sono 4 più 2 con aloe e jojoba. E non ho neanche guardato l'inci, benissimo. Comunque, so che non sono il massimo per il fatto dell'ecologico, però vi dico che io non è che mi raso la scella e lo butto via, vado avanti un bel po' finché non vedo la striscetta qua verde diventare bianca. Allora, in quel caso lì so che lo devo cestinare. E poi ho preso invece le 4 lame, perché ragazze, più lame usate e meno vi fa irritazione. Quindi le 4 lame ho intenzione per usarlo dove non batte il sole, e le 3 lame, insomma, per gambe e ascelle, che tanto. E questo qua è della linea Uomo. Vi consiglio, ve l'avevo già detto, comunque di passare dalla parte della linea Uomo perché hanno più lame. Devo aver mangiato a merenda qualcosa, non mi ricordavo neanche più. Poi ho preso due colluttori perché non ne avevo più e l'ho finito, infatti lì c'è un buco. Però sapete che sono un po' fissata anche con gli ingredienti dei colluttori. Ho preso l'Angelica Anti Plaque Alito Fresco, che voglio provarlo subito. Anche se vediamo, sì, c'è il tetrassodio DHA e l'imidazolina urea. Quindi, per quanto riguarda gli inci, non ci siamo molto. Però non è che avevano grosse scelte. E poi ho preso il mio amatissimo all'aloe di Equilibra. Questo proprio è top, costa, ma lo adoro. E è proprio quello lì che l'ho pagato 1 € in più. Allora, l'Angelica 2,39 e Equilibra. Dove sei? Dove sei? Non ti ho pagato 3,79 €, costava 2,75 o 2,79 dall'altra parte. Comunque 3,79 € vabbè, costa, ma ci sta. Ci sono dei colluttori a 1 €, ma io passo. Poi ho preso Fresh and Clean un sapone mani perché io penso di berli, 99 centesimi, melone e anguria. Io, di nuovo io, sapete che il mio amore per l'anguria.
dell'equilibrio ho voluto provare anche il dentifricio purificante al carbone, questo qua non l'avevo mai utilizzato, ho utilizzato ancora i dentifrici dell'equilibrio all'aloe ma semplici, non so se è la linea nuova o che, però volevo un po' provare tutta la linea dell'equilibrio. Adesso sto usando il detergente viso. Comunque Equilibra è un marchio che mi piace, continuo a ricomprare. L'ho pagato 2,29 €. Sempre di Equilibra ho preso il detergente intimo 2,49 €, quello fresh, che mi era piaciuto tantissimo. Devo averlo pagato di più anche tra le altre all'Esselunga, quando l'avevo preso la prima volta, mi sa che gli avevo dato di più. Mi informerò, poi ho intenzione di farmi un appunto in agenda su dove di solito le cose costano meno, in modo che vado a colpo sicuro, perché ok, adesso in questo caso comunque non mi posso muovere più di tanto non andando al lavoro, quindi cerco di risparmiare benzina e pullman e quindi vado in giro, però un domani quando magari ricomincio il lavoro vorrei fare anche più giri al supermercato, quando si potrà anche entrare solo per una cosa, perché sono stufa di entrare e dovermi per forza riempire il carrello, cioè mi piacerebbe ritornare a prendere una cosa e uscire. Quindi quando si potrà fare tutto questo andrò proprio alla ricerca dei prodotti in vari luoghi dove costa meno, li acquisterò per risparmiare. Insomma, ho fatto la tessera e non era valida subito, questo ci sono rimasta un po' di cacca, perché di solito quando si fanno le tessere poi sono valide subito. E invece no, ho preso dopo. Intanto il mio telefono come sempre vibra. Stuzzicadenti a 39 centesimi, li avevo finiti. Mettiamo qua. Ho ceduto anch'io al Garnier Ultra Dolce a 1,69 €. Al Caddis, vedete che mi sono scritta gli appunti, ragazze. Al Caddis costavano 1,49 €, vedete qua la penna, 1,49 €, quindi 20 centesimi in meno, però se non sbaglio è più piccolo, vediamo perché ce l'ho qua, perché io cercavo quello al fico, sì, eccola la fregatura, io cercavo quello al fico, come vedete, no? Questo è del Caddis, questo è del Pulito e Bello. Pulito e Bello sono 500 ml a 1,69 €, questi sono 250 ml, quindi la metà a 1,49 €. Quindi con 20 centesimi ho fatto comunque il doppio. Però ragazzi, erano due profumazioni che volevo provare. Vi ho detto che appunto ho ceduto anch'io perché non sono contentissima dell'ingrediente. Made in France, evviva! Ma perché? Non lo sapevo, giuro. Non lo sapevo perché avevo visto in qualche prodotto che c'era un Garnier made in Italy, non so se sono state le maschere, sono made in Corea, vabbè, stesso, comunque ormai li ho comprati, e hanno un PEG 150, un PEG 60, per fortuna non hanno il tetrassodio MDTA, quindi non sono così tanto inquinanti a livello proprio di ecologia, però insomma i PEG sono veramente alti, ma di solito io sapete che giro il bagno schiuma a sapone, quindi vabbè. Che buono. Questo alla rosa è veramente buonissimo. Poi li avevo visti sempre nel canale di Chiara e ho detto boh, sto giro li devo provare anch'io, però. Ok. Chissà se riuscirò mai a ricompattarlo. Comunque questo è olio di rosa e Aleppo. Buonissimo, e ho rotto il tappo. Bene, mettiamolo lì, sperando che non caschi. Poi ho preso dei guanti a 1 €, sono questi qua in cotone, lo so che non funzionano, che non vanno bene né niente, ma i guanti usa e getta, finiti a casa, finiti al supermercato, finiti al Caddis, finiti da Pulito e Bello, io mi sono rotta le palle di dover andare a cercare come una matta i guanti, quindi io da oggi in poi andrò via con questi guanti, se vanno bene bene, se no se li faranno andare bene comunque. Altro non c'è, cioè, basta, mi sono veramente stufata. 1 €, quindi perfetti, anche troppo per il mio standard. Poi ho preso un altro detergente intimo da provare, questo mi sa che non l'ho mai preso, e vediamo un po' quanto l'ho pagato. Non
lo trovo, 1,95 euro della linea Nani con bio, rinfrescante idratante al neem, eccolo qua. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato, io mai. L'inci è fatto bene, made in Italy. Quindi boh, lo proverò e vi farò sapere. Magari lo userò prima di quello di Equilibra che già conosco. E poi, ragazzi, ho preso la Nivea Doccia 2,79 euro all'anguria. Sapete che quando io vedo anguria non capisco più niente, mentre anguria poi è nebbia nel cervello, e in quel caso lì non guardo più né inci né Made in Italy né niente, purtroppo. E non vedo l'ora arrivi il caldo, che tanto saremo a casa, però almeno. Doccia rinfrescante, anguria, mente, latte di cocco. Qua dice: una coccola per te è un gesto d'amore per il pianeta. Porta sotto la doccia la freschezza di mente e anguria. Formula 98% biodegradabile, meno male. E la bottiglia è fatta di plastica 100% riciclabile. Guardiamo l'inci, ha il trisodio di TA. Probabilmente, forse il trisodio, a differenza del trisodio di TA, è più biodegradabile perché qua dice 98%, quindi non potrebbero aver fatto altrimenti. Nuovissimo prodotto, io l'ho pagato 2,79 euro e al Caddis costava 3,99 euro, l'ho visto ieri, quindi ho risparmiato 1 euro abbondante. Come vedete, 1 euro da una parte, 1 euro dall'altra e più o meno vabbè. L'unica cosa che mi sta un po' nel sederino sono questi panni qua della Swiffer che io ho preso da Pulito e Bello. Però d'altra parte da Caddis erano in offerta. Al Caddis erano in offerta 2,99 euro, io ormai li avevo già provati. Comprate 3,99 euro e sono questi panni qua umidi della Swiffer. Sapete che io li adoro. Ce ne sono meno. Di solito avevo preso il paccone da Essilunga ed era rimasto umido perfetto anche a distanza di mesi e di mesi. Quindi non si seccano. L'unica accortezza è che dovete mettergli dello scotch intorno. Ma ve li straconsiglio perché vi salvano la vita nel lavare casa al posto di lavare casa. Almeno passate comunque e lo sporco viene via perché le salviette rimangono nere, quindi però fate prestissimo. E appunto erano in offerta 1 euro in meno, però avete visto alla fine Nivea l'ho pagata 1 euro in meno e vabbè, così è. Ve l'ho detto, farò questo libretto dove terrò tutto. Allora, poi da Caddis ho preso un pacco di assorbenti Linea Seidea perché costavano 1,35 euro, c'erano 36 centesimi di sconto, quindi li ho pagati 99 centesimi. E sono quelli che io adoro di più in assoluto. Sapete che ho quelli lavabili, però comunque ogni tanto, se so che sono fuori tutto il giorno dal lavoro, mi porto via un po' e un po'. Poi ho preso il gel igienizzante mani a 1,89 euro perché è quello dove ho trovato meno prezzo in assoluto, anche se stendiamo un velo pietoso perché prima costavano 1 euro e adesso ci hanno dato dentro. Poi appunto ho preso questo qui, l'ultra dolce, quello era un bagno schiuma, questo è un doccia schiuma, non so se cambia qualcosa, però ripeto, questo gusto qua non c'era da Pulito Bello. Costava 2,05 euro, ma c'erano 56 centesimi di sconto, appunto l'ho pagato 1,49 euro ed è fico orientale e zucchero di canna. Poi a 2,99 euro ho preso una scorta di Organic Shop Scrub Corpo perché non c'è storia, ragazzi. Io ho provato tutto, ma ci sono di quei prezzi allucinanti. Ho trovato dei Made in Italy, ma a 15 euro contro i 2,99 euro. Cioè adesso io ho capito, ma quando ci saranno degli sconti delle offerte, farò scorta. Però ragazze, sto ancora aspettando la cassa integrazione, capite bene che 15 euro uno scrub corpo contro 2,99 euro all'uno fa la differenza. Quindi ho preso alga organico e sale marino, mai provato. Li ho presi tutti ai gusti che non ho mai provato, mango e zucchero. E poi ho preso cannella e miele. Mi spiace, sto comprando tutto cibo italiano nei negozi italiani, non, niente Lidl, ma ragazze, quando poi i prezzi sono così tanto differenti, si fa quel che si può. Poi ho preso Montagne 2,59 euro, questa maschera qua in tessuto. Di solito non spendo così tanto per le maschere, ma l'avevo vista anche online e volevo provarla e da Caddis costava uguale, quindi insomma. Poi al tea tree a me piace tantissimo, il tea tree poi per la mia pelle è fantastica.
Un altro paio di rasoi perché erano in offerta, invece che 3,99 euro c'erano 2 euro di sconto, quindi li ho pagati 1,99 euro. 3 lame, 4 rasoi della Bic. Poi ho preso, che era in offerta anche questo qua, l'ultra dolce di Garnier, tè verde e 5 piante. È uno dei miei shampoo preferiti, costava 2,49, c'era 1 euro di sconto, quindi l'ho pagato 1,49 euro. Ed eccolo qua, è uno dei miei preferiti in assoluto. Poi ho preso delle strisce depilatorie, costavano 3,69 euro, c'era 1,20 euro di sconto, quindi le ho pagate 2,49 euro. Sono per il viso, ma l'uso per il bikini, per insomma l'inguine. Queste qua sono della Strip, mai provate, di solito uso l'Avette, quelle Easy Gel Wax, ma costavano 6 euro e mi sono rifiutata. Hanno di quei prezzi le strisce depilatorie che, boh, non so, mi domando se hanno delle problematiche. Fito Relax Alti Tri, ho preso sia il bagnoschiuma che la crema. Il bagnoschiuma 4,90 euro, la crema costava 6,90 euro, ma c'erano 2,91 euro di sconto, quindi l'ho pagato 3,99 euro. Allora, sto parlando di questa linea qui che avevo scoperto proprio qua su YouTube. Fito Relax era un marchio che non mi piaceva tantissimo perché ho una crema lì all'aloe che la sto utilizzando per il corpo perché è troppo unta per la mia pelle e non tutti i prodotti hanno buon inci. Questo qui ha la certificazione, se non sbaglio, o me la sono sognata? No, Vegan Ok e Ayab Cosmesi, sia il detergente che la crema. La crema è un SOS Gel Cream e idrata, protegge, lenisce la pelle stressata. Io amo la crema al tea tree. Ne sto finendo proprio una qua adesso e questa è dell'erboristeria qua da me. Ne avevo presa una in formato piccolo dell'erbolario, ma comunque costa sugli 11-12 euro. Quindi, se questa a 4 euro può farmi la differenza, perché no? L'inci è fatto bene, il tea tree è al primo posto, poi c'è l'aloe è nei primi posti, insomma, made in Italy. Quindi vi farò sapere. E lo stesso il bagno doccia shower gel, io lo volevo utilizzare per tipo l'estate, ma chissà quando mai si andrà in... Penso che la spiaggia sia un lontano miraggio come un'oasi nel deserto, ed è fatto bene anche l'inci, quindi ci riaggiorneremo. Basta ragazze, questo è quanto. Io ho un consiglio che vi posso dare, appunto so che potrebbe essere un po' una cosa laboriosa, però prendetevi un taccuino e annotatevi le cose che comprate con i prezzi, le cose che di solito comprate di più, tipo deodoranti, detergenti intimo, dentifricio, collutorio, robe che vanno per la maggiore, in modo da sapere dove costano meno. Secondo me può essere una maniera per risparmiare. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.